io vedo sempre l'effetto sulle aree verdi, ma non ho, cioè il tema non è ambientale, il tema è di politica sociale. Allora, in tutta questa cosa, giustamente, lo stesso Presidente mi ha fatto, nei primi incontri che abbiamo fatto, proprio questa dimostranza: non spendiamo altri soldi se non riusciamo manco a far fluire quello che c'è e se poi bisogna buttarli perché magari va rovinato. E su questo sono d'accordo anch'io, perché abbiamo rallentato, abbiamo detto non spendiamo altri soldi prima di capire, perché i soldi ce ne sono pochi, però prima di capire se riusciamo a non farli andare persi, poi a non sprecare, cioè io non voglio fare un parco che un anno dopo è distrutto e ci abbiamo speso milioni. E quindi stiamo lavorando, e non è facile perché quando c'è un progetto approvato, una gara, un appalto, già aggiudicati, quello bisogna cambiarlo con le varianti. Però stiamo proprio con il municipio ragionando per poter verificare quali sono quelle modifiche, fino a dove riusciamo a modificare il progetto per inserirci le richieste del municipio e anche tutto il tema di accessibilità che non fa capo a me, insomma, su cui bisogna lavorare per evitare di fare un investimento che poi non ha senso. Certo, se non risolviamo il tema però diciamo degli inserimenti abusivi, quindi al di là di come facciamo il progetto del parco, il tema è sempre lo stesso. Recintare tutto, la vedo un pochettino complicata. Tutto, fatemi arrivare. No. Però tutto, la recinzione è la parte più grossa. Cioè, di recinzione ce n'è quasi tutto. No. Verifichiamo, però. Da parte, ti chiedo scusa se. Sono smarci, 40%. Allora, un attimo solo, nella precedente riunione avevamo evidenziato già queste cose, cioè la recinzione dei sfasci, cioè tutto integrato che c'era, ma avevamo anche parlato di come si stava muovendo il municipio, cioè la creazione dell'ecomuseo, l'incontro che c'è stato col municipio, con il vicepresidente della regione Valeriani per la creazione dell'ecomuseo, per chiedere alla sovrintendenza di darci dei soldi affinché all'interno di questo parco viene diviso la parte archeologica e la parte poi ludica. E si era parlato anche di questo municipio, dei siti, questo è un